Arrivati per una nuova battuta di pesca, siamo in Veneto, provincia di Treviso, terra spettacolare, di vini, di acque, di salmoni, di tanti posti per poter pescare. Siamo a Pieve di Soligo, sulle rive del fiume Soligo, in compagnia di Emanuele Zilli che ci accompagna per questa avventura di pesca. Quattro cose sentiamo da Emanuele come funziona per chiunque voglia venire a pescare in queste bellissime acque e cosa è possibile catturare. Buongiorno, il fiume su cui andrete a pescare è il fiume Soligo. L'associazione Pescatori Valle del Soligo è l'associazione che ha in gestione questo fiume. È diviso in diverse zone, c'è la zona di pesca a trofeo, che è quella in cui andrete oggi, dove ci sono parecchie trote, fario, anche di bella taglia, tutta quanta roba che è selvatica, quindi non immettiamo trote adulte ma solamente taglie piccole. Quindi ricordiamo pesce che è cresciuto in queste acque. Poi ci sono delle zone di pronta pesca, quelle diciamo un po' più turistiche, e delle zone dove comunque la pesca viene effettuata da un singolo senza ardiglione, però sono delle zone dove è possibile fare delle catture e trattenere 3 pesci al giorno. I permessi vengono venduti nel negozio di pesca di cui sono titolare, che è Niagara Sport a Pieve di Soligo, anche in altri bar qui nelle vicinanze. E la zona offre, oltre che la pesca, diciamo che è una delle risorse principali del nostro fiume, come diceva prima Marco, è una zona ottima vocata anche per i vini e di conseguenza abbiamo anche un ottimo dopo pesca. Nella zona bassa del fiume Soligo possiamo trovare anche alcune trote marmorate, perché questo è un fiume che poi andrà a sfociare nel Piave e quindi risalgono soprattutto a inizio stagione per fare la riproduzione. Altri pesci che si possono trovare sono alcuni cavedani, alcuni barbi. Insomma, è un fiume che offre un buon ventaglio di possibilità per il pescatore. Quindi è molto popolato. Ricordiamo anche che c'è un sito internet dove poter recuperare tutte queste informazioni e magari recuperare la cartina di chi vende o chi dà il permesso. E quindi non ci rimane che adesso andare a vestirci, prepararci per la pesca e andremo a incontrare chi vi accompagnerà in questa battuta di pesca. E i permessi. E i permessi. Sono pronto per l'avventura di oggi. Alle mie spalle il torrente Soligo, il fiume che oggi ci accompagnerà, facendo noi saremo ospiti di queste bellissime acque. Sarò accompagnato in questa avventura di pesca da un professionista. Con me oggi un vero campione della pesca di trota torrente nel fiume, sono accompagnato da Marco De Martin. Marco De Martin è un campione italiano trota torrente con esche rigide 2017, un vero professionista di questa tecnica di pesca. Quindi questa volta sarà un po' dura cercare di prendere più pesce a Marco. Io farò il massimo, sono certo che Marco per lui è sempre gara, quindi ogni battuta di pesca per lui non esiste una giornata rilassante, è sempre allenamento pesca, quindi con lui siamo pronti, andiamo a vedere come sono le acque del torrente Soligo. Marco, ti ringrazio molto, io sono già in pesca, sono già pronto. L'approccio sarà un approccio light, con queste giornate prime di giugno inizia a far caldo, le trote sono un po' svogliate, quindi avremo un approccio molto delicato a questo pesce. Pesce per lo più autoctono immesso nel posto, speriamo di trovare del bel pesce da farvi vedere a tutti voi amici. Ora, basta parole, andiamo a pesca. Grazie, tutti a pesca. Marco, direi che possiamo cominciare ad osservare il fiume e prepararci per iniziare a pescare, che direi che già qua è buono. Sì, ci sono 2 o 3 spot, Marco, che meritano già di essere presi di mira. Ok, ora prima di iniziare ci mettiamo a sedere un secondo e vediamo con cosa iniziare la nostra battuta di pesca. Come in tutti i video abbiamo sempre un compagno, in questo caso anche oggi abbiamo un decespugliatore che ci accompagnerà per questa battuta di pesca, ma ormai ci siamo abituati, così il nostro cameraman come sempre ogni tanto bisogna fare beep. Ma vediamo che cosa peschiamo. Io partirò a rotante, è un'esca un po' più semplice, mi ha sempre aiutato, quindi me la cavo un pochino meglio con il rotante. Marco invece partirà con i mimoli. Vedremo Marco che è molto bravo nel manovrare il mino, sapete che il mino ha un po' di nuoto suo, ma poi è la mano del pescatore che muove l'esca. Questo è un backing native con i colori più possibili naturali delle fario per imitare il piccolo vanotto di fario. Attacchiamo le esche,
ci prepariamo e cominciamo a vedere il Soligo cosa ci può regalare. Guarda, mi concedi Marco di darti il vantaggio del cucchiaio perché sono troppo forte a cucchiaio? Sei forte come l'aceto. Ok. Questo è un tratto cittadino dove che per lo più abbiamo sempre delle immissioni di trote naturali del posto. È una zona rigorosamente no kill, a monoamo senza ardiglione. Eccola. Eccolo. Cavedano. Ecco qua, ci sono anche dei bellissimi cavedani in questo tratto del fiume. Ok, lo liberiamo, che comunque abbiamo sempre una maniera gentile di rapportarci con il nostro pesce, e buon viaggio, alla prossima. Eccola, oh, bella quella, quella è bella, quella è bella, bel pesce. Che bella. Questa è bella, bella, bella. Ti dai una mano a inguadagnarla? Poi qui ci vuole il guadino da street, eh? Non ci arrivo mica qui. Bella. Guardate che pescione, partenza con il botto. Abbiamo avuto un altro subito attacco appena rilasciato il pesce. Questa è una zona molto molto fiorente, perché qui il pesce generalmente viene poco disturbato e quindi riusciamo a entrare in pesca molto più facilmente. Diciamo che quando il pesce è apatico, consiglio a tutti i nostri amici spinisti di usare molto di più piccoli minnow rispetto a minnow grossi, generosi di taglia, in modo da far sì di stimolare sempre di più la trota nei movimenti di attacco, perché ricordiamo che la trota è un predatore, quindi bisogna un po' spronarla nell'attaccarci, la nostra esca. Persa. Piccolina, paragonata a quella di Marco, ma il campione è lui. Quindi l'importante però è difendersi. Siamo 1-1, siamo entrati nell'abitato di Soligo,
dove abbiamo iniziato stamattina l'avventura di pesca sul Soligo. Siamo andati in altre zone, riserva, ma non hanno dato frutti. Abbiamo deciso di tornare in questa zona qui, che abbiamo visto stamattina un po' più di attività. Siamo 1-1, non c'è paragone tra la dimensione della mia trota e quella di Marco, ma il campione qua è lui e poi a casa sua. Vediamo un po' che canne abbiamo utilizzato. Quindi stamattina Marco aveva detto che partiva con le nuove Edge Master. Io invece ho iniziato con l'Avio e voglio terminare con l'Avio. Vedremo poi più nei dettagli che tipologia di canne sono. Intanto Marco, perché stamattina sei partito con la Edge Master? Sono partito con la Edge Master innanzitutto perché il fiume mi sembrava che da un approccio leggero, quindi ho usato una 5 grammi. La Edge Master è un 7 piedi e 6, prediligo il 7 piedi e 6 perché mi aiuta nella ferrata lunga. La Edge Master. Ricordiamo ai nostri amici che la canna lunga aiuta nei lanci, anche se quando non abbiamo bisogno di lanciare lontano perché è un fiume di modeste dimensioni, però aiuta anche in ferrata perché se ho un attrezzo più lungo da brancheggiare in ferrata sono più veloce a ferrarlo, giusto? Giustissimo Marco, ben detto. Quattro tipi di canne, si parte da 6 piedi e 6, si arriva alla 7 piedi e 6. Sono quattro modelli divisi in due gruppi, due con la vetta solida, due con la vetta tubolare. Abbiamo un carbonio di ottima, di alta qualità. Carbonio CX1. CX1. Come diciamo sempre, consigliamo le vette solide per la pesca con le gomme, la vetta tubolare per la pesca con i minnow e i rotanti. Okay. Questo è un po' quello che è in linea di massima, poi si può fare tutto con tutto. Calcio splittato, quindi entrambi come mulinello abbiamo utilizzato che cosa? Un mulinello zero della Trabuco. Zero sta per zero peso, quindi zero peso. Dei mulinelli più leggeri per la pesca spinning, quindi rapporto 5-2 di rapporto di recupero, 170 grammi di peso, corpo rotore in carbonio, quindi un mulinello leggerissimo. Nel caso mio l'ho abbinato alle nuove Avior. Nuove Avior sono una famiglia di canne all round, partono dalla 7 piedi fino ad arrivare a 9 piedi. In questo caso sto usando una 7 piedi light, quindi con vetta tubolare per casting massimo 21 grammi, quindi per l'utilizzo di rotanti Milnov. L'ho usato anche con della gomma, mi ha dato anche i buoni risultati con la gomma perché la vetta è molto molto sensibile. Mani in chiusugro, prediligo il mani in chiusugro nelle canne a trota perché una volta che ti bagni le mani hai sempre una buona presa, quindi una canna che diverte e molto veloce anche nelle ferrate quando si utilizza la gomma. Ora abbiamo visto che questa pesca è molto molto difficile, quindi continuiamo a pescare, siamo 1-1. Come ribadisco, la trota di Marco era un oversize perché è un campione e quindi andiamo avanti nella speranza di prendere un altro pescione. Ho visto Marco che nella seconda parte di sessione hai cambiato la canna. Perché? Qui Marco userò una canna splittata sempre con carbonio CX1, un all round che mi permette una tipologia, in questo caso ho scelto una 7 piedi, penso ideale pesce anche sotto agli anfranti di alberi e robe così. Sì, abbiamo visto qui bisogna andare a cercare i pesci sotto i sassi perché si infilano sotto, rimangono protette in questo tratto cittadino perché si infilano sotto i sassi. Grammature da 5 a 16 grammi. In questo... Da 5 a 30 grammi hanno queste canne qui perché sono una famiglia di canne all round. Io ho scelto una 2-12 grammi che mi permette di stare in pesca su varie tipologie di situazioni, piccoli rotanti e minnow. Vediamo in questa canna una cosa che colpisce subito è la spittatura molto molto light, quindi per avere minimo anche la placca portamulinello ridotta al minimo per essere sempre in contatto con il blank della canna. Quindi qui Marco riesce a gestire molto bene anche i rotanti, pesca che lui piace perché avverte anche le minime tocche direttamente sul rotante avendo il contatto direttamente con lui. Aumenta tanto la sensibilità. Abbiamo trovato una buca con un po' di pesce. Qualche trota c'è in mezzo, c'è un qualche cavedono e probabilmente sembra anche un qualche barbo. Però ci sono di certo anche delle trote, quindi ci stiamo dando in due tipologie diverse di pesca. Quindi vediamo se riusciamo a muovere qualche pesciolotto. Marco, siamo in una situazione di una buca. Abbiamo visto che ci sono in mezzo delle trote. Ci stiamo pescando uno a esche siliconiche, uno a minnow. Come affrontare questa buca? Come muovere questa buca? Concordo con il mio amico Johnny che ci vede sempre bene, quelli sono dei barbi. Quelli con le pinne gialle sono barbi che ravanano il fondo, che fregano il fondo. Quindi visto... Johnny ha un occhio di 26 anni di riprese importanti. Comunque abbiamo visto anche delle trote, quindi come affrontiamo in questo caso? Ad esempio quella è una trota, di certo, perché quella lì è una trota di certo. Però come induciamo queste trote a mangiare? Trote svogliate, trote leggere, trote... Io prediligo sempre una pesca
micro, quindi cucchiaini dell'1 piuttosto che dei minnow da 2 cm, una gomma deve essere leggera, fa sì che abbiamo un approccio delicatissimo verso una trota che sicuramente è insieme infastidita da altre tipologie di salmonidi, quindi deve essere trattata, essere indotta a fare la sua comparsa in una maniera delicata, insomma, perché sappiamo tutti che è un predatore, quindi devi dargli la possibilità di predare la tua esca rispetto a altre. Ok. Trota risponde bene, l'abbiamo presa. Questa mi ha mangiato su un cucchiaino dorato, soprattutto questo orario qui di pomeriggio, dopo le 3 del pomeriggio mangiano i pesci, mangia su un colore flashato, quindi ho optato per un colore dorato e rosso che mi induce l'attacco subito istantaneo, fulmineo della trota. Quindi slamando il monoamo e spostandola, adesso facciamo vedere la pinnatura perfetta di questo pesce e lo rimottiamo nel suo ambiente naturale. Intanto sono passato in vantaggio col bravo Marco, è una lotta dura, pesce su pesce, e sono contento che comunque sono belle emozioni perché stiamo pescando su un pesce nativo, quindi selvatico e quindi non di missione, soddisfazione doppia. Yeah! Giunti al termine della giornata di oggi e andiamo a vedere una carrellata delle attrezzature che abbiamo utilizzato. Al di fuori delle canne di mulinelli che abbiamo visto lungo il percorso, che tipologia di canne abbiamo usato, ricordiamo che nella pesca a trota torrente è comodo un marsupio per poter tenere all'interno tutte le nostre scatole, porte artificiali e le cose che ci servono nell'immediatezza. In questo caso vediamo un nuovo marsupio della linea LMF, quindi un marchio distribuito da Raptor. Guadini, rubannette con magnete che oggi con le sponde così alte è servito ahimè a poco, e il guadino con la rete in siliconica e manico fisso in acciaio sempre della linea rubannette, che in questo caso è stato indispensabile nelle giornate di oggi perché questo allungo che avevamo ci permetteva di salpare le trote. Una carrellata sugli artificiali. Marco predilige il pescare a duro, come viene in gergo chiamato, quindi a minnow e rotanti, e infatti le catture di oggi le ha centrate sull'utilizzo di quegli artificiali. Non del resto è un campione italiano di quella disciplina. Quindi chiediamo a Marco che tipologia di artificiale ha utilizzato per fare la sua cattura. Allora Marco, all'inizio questa mattina che cercavamo in una zona dove che è chiamata trofeo, abbiamo cercato il trofeo. Quindi mi sono dato a dei minnow usando dei Sentinel numero 7 e abbiamo avuto fortuna di centrare subito il trofeo. Nella seconda parte della giornata si è alzato molto il sole, quindi abbiamo avuto un pesce un po' lento, apatico. Ho dovuto deliziare, cambiando attrezzatura anche di canne da pesca e tutto, deliziare la pesca ultra light, vuol dire cucchiaini dell'1, del 2, della linea Windex. Ok, e col colore dorato e ramati, in modo da indurre il predatore all'attacco repentino. Parlavamo di una giornata di sole, quindi sole dritto, temperature oltre 30 gradi, avete visto non molta acqua, quindi purché corrente, però l'acqua tende a scaldarsi, quindi naturalmente una delle giornate più atipiche per poter pescare predatori, che sicuramente gli svogliamo. In questo caso queste trote hanno sì reagito, da subito un pesce importante, eravamo nella zona trofeo, quindi per trofeo si intendono catture over, quindi è subito abbiamo avuto la cattura Marco di un bellissimo pesce, di una bellissima fario. Dopo la giornata di oggi siamo andati a pilluccare, quindi quei piccoli pesciotti che c'erano un po' di attivi, con qualche inseguimento, svogliati, qualche rifiuto, via dicendo.
Io ho fatto una cattura con una esca siliconica del Line ULG, una imitazione di un night cover, quindi un gambrettino piccolino, moscato su una jighead. Tanto pesce mosso, pochi catturati, ma ci sta in questo contesto di selvatico, ci sta. E anche questa è la pesca, quindi come si dice l'importante è salvare il cappotto. E quindi oggi l'abbiamo salvato con un pesce importante con Marco, che sapevamo che non poteva sbagliare. Mi sono difeso con un pesciotto, poi lui il campione, e ha preso lo slancio e abbiamo terminato con un bel 2-1. Ma va bene così, ci siamo divertiti. Bellissimo questa zona del Treviso, quindi siamo a casa di Marco perché lui abita poco lontano da queste zone, quindi i fiumi che gli hanno permesso di vincere il titolo. Ti sei difeso molto bene, ho visto sempre un pesce che comunque sia stati, secondo me, a mio parere, molto bravi, perché non era facile muoverlo, quindi al di là del cappotto mi sento di dire che su un pesce selvatico così i numeri non sono tanto importanti, ma le catture fanno la differenza per salvarci. Quindi non ci rimane che invitare i nostri amici a venire a pescare nel Soligo, se avete voglia di venire a pescare pesci non facili, quindi pesci diffidenti, ma sicuramente in un bel contesto. E non ci rimane che salutarli tutti, quindi vi aspetto e ci vediamo alla prossima puntata di Rapture Predator Zone. Ciao, saluto a tutti. Allora, siamo tornati nel centro di Rovigo, quindi il primo tratto che abbiamo affrontato... scusami. Siamo rientrati nel centro di Treviso, quindi il primo tratto che abbiamo... Di Soligo.